Da quanto che non facevo un video in una camera d'hotel. Ciao a tutti ragazzi, come state? Benvenuti in un nuovo video. Oggi io sono qua in quel di Milano perché sono a fare un corso di sand art, dove praticamente si disegna con la sabbia. Sto imparando a disegnare con la sabbia perché appunto sto costruendo l'ultima parte dello spettacolo dove disegno con la sabbia. E sono qua a fare un corso intensivo di 3 giorni dove disegniamo con la sabbia dalle 10 di mattina alle 4-5 di pomeriggio. E questo è il secondo giorno, sono distrutto. Però ci tenevo a fare questo video perché recentemente a Tusique Valles è successa una cosa che ha scatenato un po' di polemica nel mondo dei maghi, ovvero Teo Mammucari, avete presente tutti quanti chi è, uno dei giudici tra virgolette di Tusique Valles, dopo l'atto di Winston, che è un ragazzo venezuelano che tra l'altro ho anche incontrato dal vivo, tranquillissimo, molto molto bravo, che ha vinto il premio a Master of Magic tra l'altro, dopo il suo atto, che è molto molto figo e vi consiglio di andare a vedere, fa tutta quanta manipolazione con le carte bianche, ecco, dopo questo atto Teo Mammucari ha spiegato, o meglio ha rivelato il backpalm. Vi faccio vedere la clip. Che lui non lo apprezza. Questo fa una roba tipo questa qua, ti faccio vedere qua. Fa così, poi tac, la fa sparire e la tiene qua. Come avete visto, praticamente Teo Mammucari ha spiegato la tecnica per, tra virgolette, nascondere la carta dietro la mano, il backpalm, quella che faceva Silvan per intenderci. Il giro in questa maniera, tac, la rimette dietro. No? E ce l'ha qua. E dopo questa clip ovviamente il mondo dei maghi è andato un po', cioè si è un po' alterato. Ho letto dei commenti dove dicono che ha fatto bene a spiegarlo perché ha aggiunto un valore magico alla performance. Ho letto dei commenti che hanno detto che ha totalmente sbagliato, che Teo Mammucari è andato lì solo per farsi vedere, che l'ha fatto solo per farsi vedere, per far vedere che anche lui era capace. Tra l'altro l'ha anche detto, se non sbaglio. Tutto questo non è perché mi interessa dirvelo, fa vedere che sono bravo anch'io, no? Certo. E quindi volevo ragionare tra virgolette con voi, quindi fatemi sapere la vostra opinione nei commenti, però vi dico anche la mia. Tra l'altro Winston, se non sbaglio, nel suo atto, da quello che mi ricordo, la usa pochissime, quasi non la usa forse il backpalm, la usa forse 1 o 2 volte massimo, e il resto fa tutte cose molto molto più sceniche, molto molto più fighe, e che ha ripreso secondo me da Hector Mancia, perché Hector Mancia fa tutto un atto dove, tra l'altro, ha vinto il FISM, campionato mondiale di magia, dove fa apparire banconote dal nulla, ma veramente dal nulla, lui fa così e appare una banconota, ok? E nell'atto di Winston succede tra virgolette la stessa cosa praticamente, perché appaiono e scompaiono carte dal nulla. Guarda che bello questo effetto. Quindi io innanzitutto farei i complimenti a Winston perché ha fatto un atto veramente veramente figo, e ovviamente lui è stato contattato, non è che va lì che vuole vincere Tusique Valles, no, lui è stato contattato dal programma ed è stato messo lì. Quindi quali sono le cose da notare? Le cose che ho notato io sono principalmente 3. La prima è che il pubblico alla votazione finale ha dato 53-47, quindi quasi 50-50, a metà del pubblico lì presente in sala, da quello che dicono le votazioni, non sappiamo se sono vere o no, il numero è piaciuto al 50%, ciò vuol dire che altre tante persone non è piaciuto. Questo perché? Perché, secondo me, questa è una mia personale opinione, la manipolazione scenica, come la propone Silvan, come la propongono tantissimi altri artisti, non sto dicendo che non sia brutta, sto dicendo che per me è più un'esibizione di abilità, ok? Se io riesco a fare questa tecnica con una carta, 100 carte, 50 carte, È molto figo, ma non c'è quella cosa che ti fa dire, secondo me, magia. Ovviamente non in tutti gli artisti. Però, per esempio, quando Silvan fa questa cosa, lui proprio lo dice che è una dimostrazione, cioè lo fa percepire che è una dimostrazione di abilità. Tant'è che in una intervista passata, Invasioni Barbari, che si chiamava, lui addirittura spiega, cioè fa vedere tranquillamente, se ne sbatte, delle telecamere e spiega il backpalm, ok? Quindi già per lui, secondo me, questa cosa è più manipolazione che magia. Secondo me la magia si differenzia molto. Invece l'atto di Winston io l'ho trovato molto molto magico, cioè l'ho trovato sinceramente molto magico. L'ho visto dal vivo io, tra l'altro, quindi dal vivo rende un botto. C'è da analizzare questa cosa, che lo spettatore la maggior parte delle volte, quando vede carte che compaiono dal nulla, la sua domanda, il suo problema non è più "oh mio Dio, è impossibile, non ho idea di come faccia", ma è più "ah caspita, ma da dove le tira fuori?". Ok? Quindi c'è già questa domanda, che secondo me è una domanda che ti allontana dallo stupore della magia. Quindi Teo che cosa potrebbe aver fatto nelle due visioni? La prima è che magari nella sua mente ha detto "ah, faccio vedere come si fa il backpalm, ok? Che così
faccio vedere agli spettatori che non ha usato quella tecnica lì ed è molto più difficile, e gli faccio apprezzare di più il numero di magia. E questo potrebbe essere. L'altra, che potrebbe anche cadere in quella trappola lì, perché è un ambiente televisivo, non è un programma di magia, è un programma televisivo in cui entra la magia, la magia viene utilizzata come si vuole, quindi Teo può dire: ah, io sono giudice, sono figo, so come si fa questa cosa, mi ha stupito, è stato bravo, però vi faccio vedere che sono in grado anche io di farla. E Teo a momenti si è beccato l'applauso più grande rispetto a Winston, che aveva appena finito il numero. Quindi questa è l'analisi completa di quello che è successo con tutte le possibilità. Fatemi sapere la vostra con un commento. Io sono dell'idea che la tecnica come il backpalm o comunque roba da manipolazione è proprio manipolazione, se si chiama così c'è un significato, però si possono rendere in modo magico. Vedete Cardini quando faceva la manipolazione delle carte, era una roba incredibile, c'era una roba spettacolare, ti faceva credere alla magia. Quindi bisogna sempre vedere come utilizzare le tecniche. In questo caso Teo Mammucari ha utilizzato una tecnica, l'ha spiegata, per, non lo sappiamo, o valorizzare l'effetto prima o facendosi figo al momento. Fatemi sapere la vostra opinione, non lo so. Non è per fare polemica né niente, ovviamente, è solo per creare una sorta di dibattito. Fatemi sapere la vostra opinione. Ciao ragazzi!